Mario Martone. Allora, è David di Donatello, non è la prima volta, insomma, ormai di anni ne sono passati. Sono stati 2 o 3 anni di seguito, quindi perché qui rido io, nostalgia, e quest'anno laggiù qualcuno mi ama. Quest'anno però appunto siamo invece con un documentario e non un film di fiction, quindi insomma riuscire comunque a prendere per ora la nomination, poi vediamo come va a finire, anche per un genere diverso completamente, quindi per un linguaggio completamente diverso, è un po' una medaglia al valore per un regista, no? Lo è sicuramente, per me il documentario è una cosa stupenda, ho sempre amato i documentari e ho stima dei colleghi che fanno i documentari altissima, quindi non lo considero una forma di cinema, diciamo, a tutti gli effetti, ecco, e quindi come tale l'ho fatto con amore, impegnandomi come se fosse il più bel film che dovevo provare a fare, ecco. E tra l'altro negli ultimi anni, anzi soprattutto nell'ultimo anno, il numero dei documentari in Italia, lo vediamo proprio con i David, è arrivato quasi a pareggiare il numero dei film di finzione. Come se lo spiega questo? Ma perché credo che tra l'altro l'Italia sia uno proprio dei paesi che dia, diciamo, nel campo del documentario sia uno dei più importanti al mondo. Quindi basterebbe fare il nome di Gianfranco Rosi per dire, diciamo, un regista che è arrivato agli Oscar, diciamo, con i suoi documentari. Quindi è una cosa che in Italia siamo capaci di fare, forse che siamo capaci di guardare, come ci hanno insegnato i grandi maestri, speriamo. E per chiudere una battuta inevitabile su Massimo Troisi, cioè che insomma ci guarda proprio da lì su, e qual è la cosa che più l'ha stupita studiando il suo personaggio? Senti, mi hanno stupito 100.000 cose, fare questo film è stato fare un film con lui, e posso solo dirti che adesso venendo, la cosa bella è che a un certo punto ho visto un grande arcobaleno e ho detto, vedi, Massimo sta salutando. Perfetto, allora grazie e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.